Sì, la squadra che ho messo in campo è una squadra molto giovane, è una squadra che ha una media di età under 40, diciamo così, e quindi che è in linea anche con, diciamo, se vogliamo, l'età del nostro segretario Renzi, ma soprattutto con l'esigenza anche del rinnovamento della politica. L'altro ieri il gruppo di opposizione che è in comune ad Arezzo ha detto che in questo modo non si può procedere più perché i numeri che sono nel Consiglio Comunale sono risicati e non si può governare in questo modo. Cosa ne pensate voi? Ma mi sembra che non sia un problema che affligge i cittadini, mi sembra che la maggioranza in Consiglio Comunale, per quanto con numeri risicati, sta dimostrando di lavorare bene, di tenere numericamente il Consiglio Comunale. Le uniche problematiche che ci sono state in questione sono state in alcuni momenti di presenza e non sicuramente di dissenso politico sulle attività dell'amministrazione. Con un'organizzazione dei consigli comunali e anche del gruppo, diciamo così, a regime, io credo che questo tipo di problema non esista. Certo è che l'ambizione del Partito Democratico è anche sicuramente quella di allargare la base politica sulla quale poggiare le basi dell'amministrazione. Purtroppo non è successo questo in questi anni, non solo per responsabilità del Partito Democratico, però credo che in questo momento stiamo dando una prova di tenuta e di capacità di gestire l'amministrazione comunale che non mi pare abbia delle problematiche. Si va verso le amministrative, molti comuni piccoli, solo mi sembra 3 o 4 che sono abbastanza grandi, tipo Cortona, Bibbiena eccetera, e come si muoverà il PD anche per una cosa che è piaciuta moltissimo, detta da Matteo Renzi, che voi farete un programma, chi si avvicinerà a quel programma, allora se non siete disponibili anche a correre da soli. Ma intanto in realtà il PD anche della nostra provincia amministra e probabilmente correrà da solo, vuoi perché non ci sono altre forze politiche sul territorio, vuoi perché non si è riuscito a fare sintesi. Io mi auguro che invece in ogni comune si cerchi la più ampia convergenza possibile su quei partiti, quelle liste civiche, quelle personalità che nel territorio sono presenti e che rappresentano come dire, persone di visibilità, mondo delle associazioni, che rappresentano un necessario coinvolgimento per quanto riguarda la gestione delle amministrazioni locali.